Marco Pulitano, patron dell'Energy Times Spike Davis Campobasso, da ex giocatore, magari sarebbe piaciuto affrontare una Final Four di Coppa Italia, adesso la organizza. Beh, detto bene, magari da giocatore sarebbe stato davvero bellissimo, ma questo è un po' lo spirito che mi ha spinto a investire su questo sport, che è stato il mio sport per tantissimi anni e ancora prima lo sport di mio padre, per cui con quest'anno sono 50 anni che abbiamo portato come famiglia la pallavolo qui a Campobasso, anche grazie al professor Mancini che cito sempre. Per cui questo è un piccolo sogno che si realizza, un percorso che stiamo facendo tutti insieme e che sta portando grandissimi risultati. Magari ecco, sarà l'inizio di è un altro tassello dell'inizio che abbiamo fatto pochissimi anni fa, appena 4 anni fa nasce questa idea. E come dicevi prima, sì, non abbiamo potuto farlo da giocatori, magari da imprenditori si riesce a fare qualcosa per questo sport. La cosa bella è che siamo davvero una squadra, federazione compresa. Questa manifestazione è la prova che se ci si mette insieme si riesce a dialogare, si riescono a ottenere grandi risultati. Portare una città piccola come Campobasso a una manifestazione del genere è una cosa davvero gratificante. La federazione vede nella nostra società e anche, ripeto, anche nella federazione regionale capacità di organizzazione. Questo grazie anche a tutte le persone che abitano intorno alla Spike e al movimento pallavolistico molisano. Quindi un ringraziamento, ripeto, alla federazione, ma grazie anche a tutti quelli che stanno rendendo possibile questa cosa. Tra l'altro, insomma, le palline nell'urna nel mercoledì hanno riproposto una sfida che è stata quella che ha poi portato a questa Final Four gli Spike Davis. Quindi ci sarà semifinale con Reggio Calabria. Beh sì, un po', forse lo speravamo anche, perché insomma volevamo replicare questa battaglia, insomma, no? Casa nostra, sì, la partita sarà purtroppo, beh, il venerdì molti insomma, ci criticano per l'orario, per Campobasso, poi soprattutto insomma, la processione è una manifestazione sentita per tutti, insomma, giochiamo alle 19, quindi magari speriamo che la città risponda e venga a vedere sicuramente una partita spettacolare. E speriamo di andare avanti, chiaramente ce lo auguriamo, siamo in casa e dobbiamo dimostrare di avere l'uomo in più, come si dice in gergo, col nostro pubblico che già ci segue numeroso durante le partite di campionato. Una manifestazione del genere credo che la città di Campobasso non debba perderla per nessun motivo. Responsabilità, insomma, Campobasso in questi ultimi 3 anni è un po' il centro motore.